Cari amici di Scuola alla Pasta, bentornati nella nostra cucina. Oggi vi voglio proporre una ricettina che ho rubato dai nostri amici siciliani, poi chiaramente l'ho un po' rimodulata e riproposta nella versione laziale. Questo perché in particolare il taglio di carne, quando sono andata dal mio macellaio, non esisteva così come è in Sicilia, quindi io l'ho dovuto un pochino riadattare, ma vi garantisco che non solo è molto vicina alla ricetta originale, ma è buonissima e quindi ve la propongo perché può essere il piatto della domenica, ma anche il piatto del sabato, del venerdì, come volete voi. State con noi nella cucina di Scuola alla Pasta. Ci vediamo subito dopo la sigla. Il famoso taglio di carne utilizzato per fare gli involtini messinesi è il lacerto, ma se abitate a Roma e andate a comprare il lacerto vi guardano male, quindi potete utilizzare tranquillamente questo taglio di carne che è semplicemente il girello di vitello, che è questo qui che vedete, che ho chiesto di tagliare al mio macellaio molto fino, vi faccio vedere lo spessore, deve essere sottilissimo, è un po' come se fosse un carpaccio. Noi andremo ad utilizzare questo taglio di fettina e andremo a preparare i nostri involtini. Vediamo come. Per prima cosa prendiamo la nostra fettina, in questo caso il taglio è un po' grande, quindi la tagliamo in due. Gli involtini messinesi sono in realtà molto piccoli. Bene, adesso abbiamo preparato tutta la nostra base, che sono le fettine di carne. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. La carne. Poi servirà del pane sciapo. Noi adoriamo il pane sciapo di Terni, chissà come mai, perché il nostro cameraman è di quelle parti. Ne abbiamo già mangiato qualche fetta a pranzo perché è buonissimo per la bruschetta. È più che sufficiente questa quantità. Ci occorrerà tantissimo prezzemolo, poi vi lascio tutte le dosi nella descrizione. Ci occorrerà del parmigiano grattugiato, io avevo il grana ma è buonissimo, anzi secondo me è anche meglio in alcuni casi. Ci occorrerà un aglio, non lo useremo tutto, io ne uso sempre metà per evitare che il sapore sia troppo forte. E infine ci occorre una scamorza, quella bianca. Si può provare anche con la scamorza affumicata per dare un gusto più saporito, ma insomma poi questo lo decidete voi. E poi naturalmente degli stecchini che ci serviranno per fare i nostri spiedini. Andiamo subito e iniziamo innanzitutto affettando il prezzemolo. Il peggio è passato, che è la parte più faticosa, quella del prezzemolo. Adesso tagliamo il pane, così come capita, tanto poi finisce nel robot. Tagliamo delle belle fette. E anche se può sembrare tantissimo, vedrete che alla fine per la panatura ne serve tanto di questo pane. Allora, questa è la consistenza, questa che vedete, deve essere un po' grossolano, non è come il pan grattato e deve essere anche un po' grossetto, è anche buono perché poi vedremo che si impregna del sapore di tutte le cose buone che ci andiamo a mettere. Ne faccio poco alla volta perché il nostro robot non è grandissimo e la quantità di pane purtroppo è tanta. Quindi intanto lo metto qui e aspettiamo e proseguo con un'altra fase. E con il pane abbiamo terminato, adesso ci occupiamo della scamorza. La scamorza con gli occhiali, così non mi taglio con il coltello e guardo bene. La tagliamo a sottili dadini, no, a sottili parallelepipedini. Come? Parallelepipedini, piccoli parallelepipedi. Non è, bisogna essere geometri, insomma, comunque basta che siano dei pezzettini che poi dopo devono entrare nell'involtino.
poi li adatteremo alla misura dell'involtino di volta in volta, casomai. Come vi dicevo, potete utilizzare anche la scamorza affumicata, che dà un gusto molto buono, molto saporito, però non a tutti piacciono, quindi comunque facciamo più facilmente con la scamorza bianca. Devo nutrire il mio cameraman. Perché si dice sempre che la cucina è anche condivisione, bisogna condividere tutto, anche con il cameraman, che è bravissimo e lo merita. Voilà, direi che possono bastare, non credo che ne faremo di più. Li mettiamo qui e li mettiamo da parte insieme ai nostri altri ingredienti. Adesso che abbiamo tagliato tutto, scusami, puoi inquadrare tutti gli ingredienti così facciamo un veloce riepilogo. Abbiamo quindi tritato il nostro pane bianco, quindi farina 00, pane di Terni Sciapo. Abbiamo tritato il prezzemolo, preparato dei parallelepipedini di scamorza, abbiamo qui il nostro grana ed ora ci occupiamo dell'aglio, siccome è il più puzzolente è l'ultimo che finisce sul tagliere. E facciamo come fanno quelli bravi, prima si schiaccia e poi si taglia. Se non avete il taglia aglio, che è quello lì che lo spreme e lo fa piccolo piccolo, purtroppo dovete passare per forza al tagliere. Poi vi do un consiglio: dopo che abbiamo usato l'aglio sul tagliere, il miglior consiglio è di lavare sempre il tagliere, soprattutto se è di legno, con dell'aceto bianco, perché ovviamente non possiamo usare i detergenti, i saponi, i saponosi, ma è preferibile usare un detergente che sia alimentare. L'aceto bianco è perfetto. Allora, l'aglio è un po' tanto, io lo taglio in genere tutto, ma ne uso soltanto metà e l'altro lo conservo in una scatolina ermeticamente chiusa che mi servirà per altre preparazioni. Ok, anche l'aglio è pronto, lo prendiamo tutto, ma ne useremo soltanto una piccola parte. Ok. E con questo ci siamo pronti. Da una lavata al tagliere. Molto bene, allora siamo arrivati al momento in cui dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti insieme. Quindi abbiamo il nostro pane, aggiungiamo la prima cosa il prezzemolo. Vado, Sembrava tanto, ma invece non è tanto proprio per niente. Gli diamo una bella mescolatina. Aggiungiamo il grana poi. Schiacciamo eventualmente le palline. Voilà. E aggiungiamo il nostro aglio. Come avevamo detto, soltanto la metà, perché altrimenti diventa troppo forte. Deve giusto esserci un po' di aroma, non deve essere invadente. Anche perché poi spesso capita che ci sono i commensali che dichiarano che non gli piace l'aglio, poi in realtà quando è poco riescono a tollerarlo lo stesso. Non ci dimentichiamo di aggiungere il sale, visto che stiamo parlando di un pane sciapo. Ne occorrerà una manciata più o meno così. Non abbiate paura di abbondare perché questo pane è tantissimo. Diamo una bella mescolata e dopodiché siamo pronti per la preparazione dei nostri involtini. Allora adesso noi prendiamo il nostro pan grattato e lo mettiamo in questa pirofila. Io uso questa perché è comoda così rettangolare, ma potete usare anche una rotonda come volete voi, e ne usiamo un pochino alla volta. Poi ho preparato un piattino con dell'olio. Come potete notare, il nostro olio è un olio eccezionale, un olio verdissimo, un olio che viene dall'Umbria. Ancora una volta, a scegliere l'origine degli ingredienti è il nostro cameraman che proviene dall'Umbria. Quindi noi dovremo fare adesso questa operazione: impanare le fettine, prima passandole un pochino nell'olio, poi nel pan grattato, e le prepareremo una parte, dopodiché cominceremo a preparare proprio gli spiedini. Per evitare che l'olio sia troppo, la passiamo appena un attimo e poi la mettiamo qui nel pan grattato. Che non è proprio un pan grattato, in Sicilia lo chiamano così in realtà, ma perché è fatto con il pane. Ne prepariamo qualcuno. La parte più creativa arriva adesso. Dobbiamo comporre gli involtini e metterli sullo spiedino. Andiamo a vedere come si fa. Allora, prendo una fettina che abbiamo già impanato, metto il nostro piccolo pezzettino di formaggio, metto qua all'inizio anzi, e poi procedo in questo modo.
Una volta che abbiamo preso l'involtino, come vedete qui è aperto, come siamo abituati a fare normalmente gli involtini di carne, invece ci aiutiamo facendo questa manovra. La carne è molto morbida e vedrete anche molto piacevole da trattare, perché risponde esattamente al movimento della mano. Quindi lo chiuderemo e diventa proprio un piccolo parallelepipedo. Lo lasciamo qui, prendiamo uno spiedino e lo infilziamo. E questo è il nostro primo. Procediamo con gli altri. È molto semplice, vedete, la carne deve essere sottile proprio perché, siccome la giriamo tante volte per cuocerla bene, è preferibile che sia molto tenera. Guardate quanto è facile questa operazione. Posso chiederti quanti involtini vanno in ogni spiedino? Sì, allora, secondo la tradizione messinese dovrebbero essere 7. 7 è un numero bellissimo, è un numero esoterico. In realtà noi per comodità di spazio, perché questi spiedini andrebbero cotti sulla brace, ma noi li faremo sulla piastra in casa, per comodità lo faremo con 4 involtini. Diciamo che è alla libera scelta di ognuno. Fatto, questo è il nostro ultimo spiedino. Con le dosi di oggi abbiamo preparato 10 spiedini, ognuno con 4 involtini. Poi decidete voi se volete mangiarne di più come unico pasto oppure per esempio come un secondo. Invece quello che è avanzato tantissimo è il pan grattato, e devo dire che sono anche contenta, perché preparato così posso utilizzarlo anche magari domani per fare un altro ripieno, per esempio con le zucchine oppure con i calamari. Meglio tenerlo solo un giorno in frigo, altrimenti si può anche surgelare. Bene, siamo pronti per andare in cottura. Vado ad accendere la piastra. È pronta. Vado. Non ve lo dico, fantastico, buono anche il sale, che è sempre un po' un'incognita, e molto delicato anche questo sapore della scamorza bianca, che io preferisco onestamente all'affumicata. Un piatto fantastico, potete prepararlo davvero in qualsiasi momento, non solo nei giorni di festa. Spero davvero che vi sia piaciuto e spero sempre di avere il vostro commento per capire se le nostre ricette vi piacciono, ma anche per condividere le vostre personali esperienze. Io ora vi saluto, ma vi aspetto come sempre su questo canale, Scola la Pasta. Ciao da Francesca!